Storie di Instagram, TikTok, diciamo meglio, in verticale alla massima qualità col drone, andiamo a vedere come. E benvenuti in questo nuovo video dove vi spiegherò com'è che faccio le mie storie mantenendo il massimo della qualità col mio DJI Mini 2. Ma prima di iniziare, se ancora non l'hai fatto, vorrei chiederti di iscriverti al canale attivando la campanella e se ti va a seguirmi su Instagram dove posto i miei più bei lavori. Allora, ragazzi, mi avete fatto un'infinità, e dico infinità, di domande sui reel, sulle storie che facevo su Instagram per quanto riguarda soprattutto quelle fatte col drone, col DJI Mini 2, come facevo a fare un determinato effetto, come riuscivo a mantenere la massima qualità e tanti piccoli accorgimenti. Ho praticamente avuto i direct di Instagram strapieni. Sapete che io cerco in qualche modo di rispondere a tutti, ma dato che veramente i messaggi a un certo punto erano arrivati al limite, pur rispondendo a tutti, ho deciso di fare un video così si capisce meglio almeno com'è che vado a effettuare questi video, che tra l'altro voglio spoilerarvi, sono molto molto semplici da realizzare. Allora, io avevo fatto già un video per quanto riguarda i video verticali, era magari un po' più tecnico, io parlavo un po' di risoluzione eccetera eccetera, ve lo lascio qui nelle schede, magari potete andarlo a riprendere finito questo video, che sarà più semplice, si concentrerà più sulle storie che faccio io e come le vado a fare per mantenere la qualità massima, ok, sui reel di Instagram. Allora, io ho preso due esempi, uno in top down, quindi camera rivolta verso il basso, e uno in camera, diciamo, rivolta a qualche grado verso il basso, ma prettamente frontale. E adesso le andremo a analizzare e vedere insieme. Allora, io ho qua il primo, quello in top down, quello di Scilla del Castello, che è stato molto 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 apprezzato. E vi faccio vedere un attimo le impostazioni video del progetto. Molto semplice, io metto verticale a 1080x1920, serve un Full HD verticale, il frame rate o 25 o 29,97 in base a come registrate col DJI Mini 2. E qui praticamente ci sono tutti gli effetti che applico di solito. Allora, partiamo ovviamente dalla ripresa. Come fare questa ripresa? È semplicissima, quella in top down. Basta rivolgere la camera verso il basso, quindi 90 gradi. Io poi parto, diciamo, dove sono io, mi inquadro. Io qua eravamo io e un mio amico, inquadro me e poi vado verso l'alto. È semplicissimo, ragazzi, basta tenere lo stick rivolto verso l'alto. Fate soltanto attenzione che magari tenendo lo stick verso l'alto, ogni tanto, se lo spostate un po' a destra e a sinistra, il drone ovviamente ruoterà leggermente. Quindi fate soltanto attenzione a questa cosa qua. La cosa che magari dovete impostare nel top down è la visuale, cioè è la composizione finale della scena. Ok, magari andate in alto, vedete come volete comporre la scena e ritornate giù. Sostanzialmente perché? Perché un top down può essere registrato sia in Full HD normalmente o in 4K, come vi pare, perché tanto poi non dovete andare in post-produzione a ritagliarlo, che okay? Va già bene in quel modo in verticale per Instagram, per le stories di Instagram. Io comunque consiglio sempre di andare in 4K. Questo perché? Perché non vi servono degli slow-mo pesanti, anzi vi serve uno speed ramp, quindi andare un po' più veloce in questo caso, e qualora vi dovesse servire comunque un po' di slow-mo, abbiamo visto benissimo nel video che ho fatto per quanto riguarda lo slow-mo, e ve lo lascio qui nelle schede, che si può effettuare anche se non registriamo a 60 frame per secondo. Ok, ora vi faccio vedere come ho fatto. Allora, io di base ho impostato il mio bel 4K, telecamera rivolta verso il basso, e vado su dritto senza alcun problema fino a, diciamo, questo punto qua, che era il mio punto poi finale di ripresa. Ecco, come potete vedere, ora io abbasso la musica perché sennò poi copyright, bla bla bla, eccetera eccetera. A un certo punto della musica, quando c'era quell'effetto tipo, io ho dato uno bel speed ramp. Ora vi faccio anche vedere. A un
Allora ho abbassato la musica, essendo copyright e quant'altro, però appena arriva a un certo punto, vedete che è ok, fa questo speed ramp nel momento in cui la musica, quel VFX sonoro, ecco, poi lì ragazzi è una questione, diciamo, di gusto personale, però c'è uno speed ramp che applico quasi sempre, ok, in questi video qua, perché se no ragazzi, aspettare che il drone arrivi su, o lo mandate velocissimo su, o dura veramente troppo poi questo reel. Quindi speed ramp, come potete vedere qui in questa parte qua, io l'ho impostato ora al 1000, ok? Quindi 10 volte di più. E lui si fa questo speed ramp fino a questo punto qua. E poi, come potete vedere, non ritorna in normal, ma gli ho dato uno slow-mo. Voi direte, ma se tu registri in 4K a 25 frame, come fai a dargli uno slow-mo? L'ho spiegato nel video degli slow-mo. Si può anche fare, perché per quanto riguarda le riprese col drone non si hanno, diciamo, grossi problemi, ok? Sullo slow-mo fatto pure su 25 frame al 50%, dopo che applico lo slow-mo vado e gli dico: guarda, qualità optical flow, e lui si crea quei fotogrammi mancanti, ok, che va a rimpiazzare. Non si nota nulla, come potete vedere anche a video è perfetto, lo slow-mo è riuscito alla perfezione. A un certo punto, pa, quando c'è la battuta, lo mando praticamente su, e qua è semplicissimo, ragazzi, è un taglio, ok? E praticamente poi si vede il drone che è già arrivato in altezza e continua, diciamo, andare ancora un po' più su. Poi ho applicato una semplice rotazione, il drone qua non stava ruotando, l'ho applicata io in post perché avevo utilizzato il 4K e quindi comunque non perdo nulla in termini di risoluzione. Quindi avete visto che è molto semplice fare un video del genere. La base musicale, ragazzi, cosa bisogna fare per mettere una base musicale? Allora, voi ve la scegliete, ok? Perché montate tutto sulla base musicale. Ve la scegliete magari su Instagram, dove vi pare. Come ho fatto a prenderla? Io ho registrato semplicemente lo schermo di Instagram con la canzone sotto, me la sono riportata qua per avere lo stesso timing. Dopo che ho fatto il mio montaggio, mi posso anche esportare il video senza musica. Perché questo? Perché la musica va messa poi nel reel, ok? Vi dovete importare la musica, non mettete il vostro audio. È meglio se mettete la musica, la canzone originale, ok? Per una questione, di ricerca, che le persone vi trovano meglio con la musica originale anziché che con la vostra musica caricata. Ok, quindi questo è soltanto per tenere il timing. Una volta esportato il video, ve lo esportate anche senza musica e la mettete in post la musica. Ovvio, dovete stare un po' lì a prendere il tempo e a calibrarla per come l'avevate fatta voi, però non ci mettete poi così tanto. Il secondo esempio, ragazzi, è quando andiamo a fare un video orizzontale. Quindi orizzontale, in questo caso, ovviamente, camera rivolta verso di me, ok? Un po' diciamo forse era 10 gradi, 15 gradi, ora non ricordo bene. Comunque, anche qui, ragazzi, semplicissimo, registrate in 4K, così non perdete di qualità, perché qua dovrete per forza croppare l'immagine. Ora vi faccio vedere anche il file. Come potete vedere, è un 4K orizzontale, e qui vi dovete un po', diciamo, pensare a come andrà croppata, okay? Perché poi se magari volete qualcosa che rimanga dentro la scena, non gliela fate, quindi dovete già pensare in verticale anche se state registrando, diciamo, in orizzontale frontalmente. Come potete vedere, io ho fatto questa scena, ero sempre abbastanza vicino e poi mi sposto verso l'alto. Molto 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 semplice come scena. Anche qui, drone frontale a me, lo mando verso dietro mentre vado verso l'alto, cercando di mantenere il soggetto, che in questo caso ovvero io e la mia ragazza, al centro dell'immagine. Ok, poi se non sta proprio al centro, non è che ci sono grossi problemi. Qui ho effettuato soltanto, ora vi faccio vedere, uno speed ramp molto 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 semplice, come potete vedere, in questo punto qua, sempre in base alla canzone. Ragazzi, io qua ora non c'è la canzone, non so neanche il perché, però in base alla canzone, quando c'è un effetto, una cosa, gli date quello speed ramp e poi il video continua normalmente, ecco. E qui stessa cosa, speed ramp, va verso l'alto,
e il gioco è fatto. Molto molto semplice. L'unica cosa, se magari non riuscite a tenere il soggetto centrale, grossi problemi non ce ne sono in questo caso qua, perché potete spostare, ok, la visuale. Ora qua non ricordo se io l'ho spostata leggermente, vediamo, no, non l'ho spostata, però se io vi faccio vedere, ok, la potete spostare perché avete gioco sia da destra che da sinistra, molto semplice. Ora, un'altra cosa che mi avete chiesto, che l'ultima, è esportazione. Ma come esporti? Perché io, se esporto qua e là, eccetera eccetera, nulla di così semplice. Si esporta in Full HD verticale, sostanzialmente, ok, il bitrate, ragazzi, Full HD, sappiamo che sui social oltre 10 megabit non ci vanno, quindi diciamo 10.000 K o 10 megabit esportate in quel modo, H.264 va benissimo, e quindi esportate in questo formato qua, Full HD, semplicissimo. Ricordo un'altra cosa, hanno inserito ora da un mesetto a questa parte un'opzione, che ora vi lascio qui a schermo, su Instagram, per caricare video di qualità maggiore. Non so quanto abbia effetto, perché io ho sempre caricato abbastanza bene, però l'ho abilitata e la trovate ora nel percorso che vedete, perché non mi ricordo più dov'è, comunque nelle impostazioni, ora le starete vedendo a schermo. Quindi abilitate anche questa impostazione qua per avere il massimo della qualità per l'upload dei vostri video. Tutto qua, ragazzi, se avete altre domande ovviamente fatemele qui sotto nei commenti, e spero che il video vi sia stato utile e vi sia piaciuto. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati, e noi come sempre ci vediamo a un prossimo video.